Ragazzi, ciao. Allora, Marco, dunque, oggi facciamo un lavoretto sullo stretching, poca roba. Sì. Allora, lo stretching, cioè, da che mondo esiste, e il corpo si muove in un certo modo, quindi non ci si possono inventare delle cose, ma quello che fa la differenza è la tua capacità, come ti vivi il movimento, per cercare di attribuire del valore rispetto poi al miglioramento del tuo swing, in termini di mobilità, ok? Metterci sulla testa È anche. assolutamente, altrimenti, cioè, il movimento si chiama movimento consapevole. Altrimenti lì non usciamo vivi, ok? Allora, senti, partiamo da un esercizio semplice. Ci mettiamo un ginocchio, Ok. perfetto, allunghiamo l'arto inferiore, tanto che giochiamo un po' sul declino. Esatto. Ora, io ti chiedo un allungamento Sì. in avanti. Ok, stop. Allora, ora ti spiego una cosa veloce. Qui siamo andati in flessione su questa parte della colonna e so che è una cosa che forse non conviene nemmeno troppo nella No, posizione, no? assolutamente. Quindi immagina di stare nella posizione, ah, eccolo lì. E così l'allungamento è effettivo sui lati inferiore ed è corretto dal punto di vista funzionale rispetto anche al Sì, tuo gioco. è chiaro che ci vuole molta più. È naturale. La famosa consapevolezza, La no? consapevolezza, ok? Quindi questa è la posizione perfetta da tenere in un allungamento classico, ma con un riferimento A quello che importante. andiamo a fare nello swing, Esatto. no? Ok? Perfetto. Stop. Questo è il sistema. Ora andiamo giù, andiamo ad incrociare le gambe. Perfetto. Andiamo a sostenere la colonna e a cercare una torsione. Ok, perfetto. Allora, questo è un allungamento classico di torsione. Qui abbiamo la fascia lata, il gluteo e poi una torsione della colonna. Benissimo. Allora, ora tu pensa, quando stai caricando il tuo back, no? Allora, pensa un pochettino alla posizione delle scapole, come dovrebbe essere. Quando sarà un po' lì, perfetto. Ora, mettiamo questa consapevolezza. E la testa, dove rimane? Ah, ecco, dobbiamo guardare avanti, no? Ok, ora siamo sulla posizione di allungamento, direi perfetta perché hai il cane nella tua posizione di allungamento, ma con un'interpretazione che Sì, è più sul nostro movimento, hai più sul capito? swing, no? Certo. Così questo tipo di allungamento può avere un senso diverso, ok? Ok, stop, andiamo a vederne ancora uno. Sì. Movimento classico, vediamo e andiamo ad allungare. Ok. Benissimo, questa mano la puoi appoggiare a terra. Allora, questo è un allungamento classico del quadricipite, dello psoas, ok? Allora, in questo caso, io so che voi mi insegnate che nella posizione di finish, per esempio, okay, bisogna un pelino controllare, no? Questa estensione Anche lombare. molto importante è l'impatto, molto importante anche Ok, l'impatto. allora, magari se proviamo a tendere gli addominali. Ok, cerchiamo il bacino che va. Più verso il fondo. Perfetto, qui abbiamo questo controllo in chiusura per evitare il resto. E guarda caso che più mettiamo forza qua, più sentiamo allungare il quadricipite. Quindi molto meno early extension, che è l'errore classico, no? Ma andiamo Più a chiudere e chiudere più tirare. perfettamente. Questa è un'altra condizione di consapevolezza del gesto, ovviamente, abbinata a una posizione di allungamento, stretching classica, 30, 20, 30 secondi. Molto meglio perché così ci si mette proprio molto più la testa anche sullo swing, mentre più uno fa lo stretching, Deve che è anche un servire po' il quello movimento che in palestra, il movimento a casa, deve servire a consapevolizzare il proprio corpo per poter poi trasferirlo nel suo gesto tecnico. Molto bello. Grazie Max, grazie. Ciao.